Buonasera, introduco soltanto con due parole. L'idea di proporre questo incontro è nata in un'assemblea parrocchiale che abbiamo fatto un po' di tempo fa, perché si erano palesate diverse situazioni di disagio, di sofferenza legate all'abitare nel nostro territorio. Con i diversi servizi nella parrocchia ci si è interrogati su che cosa si potesse fare per dare una risposta e con il coinvolgimento di tutta la comunità parrocchiale che appunto ha partecipato all'assemblea e in vario modo ha rappresentato delle disponibilità. Tra le cose che sono state fatte c'era la proposta che poi si è concretizzata di attivare una seconda casa di accoglienza all'interno della parrocchia e però in particolare nell'ambito di un gruppo di lavoro dell'assemblea ci siamo chiesti se non si potesse fare qualcosa di più, cioè non è soltanto l'abitare un'esigenza personale, un'esigenza delle famiglie, è un diritto, il diritto alla casa. E allora, oltre a rispondere con quelli che sono gli strumenti, diciamo, del servizio, della carità, della disponibilità delle persone, ci è sembrato che si dovesse vedere quali sono gli strumenti istituzionali. E ci siamo resi conto che è una cosa piuttosto complicata, che ci sono vari livelli coinvolti nella gestione delle risorse destinate all'abitare. C'è il livello municipale, c'è il livello comunale, c'è il livello regionale e in pochi eravamo in grado di capire, ad esempio, a quale porta andare a bussare, se si potesse fare qualcosa per portare un problema, per cercare delle risposte, per fare delle pressioni. E quindi ci è sembrato in primo luogo importante andare a capire come funzionano le cose, come si sono evolute le politiche dell'abitare nella nostra città, nel nostro territorio e quali sono appunto i luoghi in cui queste politiche si formano, per poter poi magari anche ipotizzare in un futuro la possibilità di portare avanti dei progetti e delle proposte. E quindi, insomma, eccoci qui. Questo vuole essere soltanto il primo incontro di alcune iniziative che vorremmo portare avanti. Un altro abbiamo ipotizzato di farlo tra poco. Speriamo in presenza se le condizioni lo consentiranno. E quindi una cosa che volevamo chiedere era anche quella di fare arrivare via email, dalla stessa email a cui avete mandato le richieste di partecipazione a questo incontro, le vostre proposte, le vostre idee, perché ci si possa lavorare insieme sopra. Ecco, io non voglio rubare altro tempo ai relatori, che insomma anche io sono molto interessata a sentire perché questo è un ambito per me assolutamente nuovo, quindi adesso passo loro la parola e mentre nella seconda parte della riunione ci sarà la possibilità di intervenire formulando delle domande. Abbiamo pensato una struttura di questo tipo per rendere l'incontro più partecipato e per coinvolgere un pochino tutti. E quindi, come eravamo rimasti d'accordo, se siete ancora di questo avviso, comincerei con il dare la parola per un intervento, generale di presentazione della situazione a Salvatore Morni, che è, professore di economia dello sviluppo e principi di economia dello sviluppo all'Università di Roma III, che ha curato varie pubblicazioni e in particolare penso che dopo ci parlerà del blog che lui cura, mapparoma.info, e gli chiedo appunto di introdurci all'argomento spegnendo il mio microfono. Grazie, mi sentite? Grazie Celeste, grazie a tutti per l'invito. Un saluto a tutti. Sì, come diceva Celeste, io non sono un esperto di abitare, quindi l'idea era che vi
vi presenterei insomma il nostro lavoro e la situazione un po' più generale su Roma, sulle disuguaglianze, e poi magari Enrico potrà invece, lui sì, esperto di case, di abitare, potrà fare un focus tematico su quel tema. Quindi mi sembrava, insomma, ero io che avevo suggerito a Celeste questo ordine. Condivido la presentazione. Vedete la presentazione? Vedete pagina intera? Sì, vediamo bene. Perfetto, vi ringrazio. Allora, dicevo, è una presentazione, ho preparato una presentazione. Questa è la stessa presentazione che circa 10 giorni fa ho presentato alla Camera dei Deputati, dove è in discussione la legge, diciamo, su Roma Capitale. È una presentazione, insomma, dove cerco di dare un quadro un po' generale di quella che è la situazione. Qui sulla prima pagina vedete richiamato, insomma, il nostro blog mapparoma.info. Innanzitutto volevo specificare che tutto il lavoro che vedrete non è solo lavoro mio, ma è il frutto del lavoro di un gruppo di ricerca. Siamo in tre a lavorare, ad aver prodotto, diciamo, le mappe, i dati, tutto quanto. Io, Chetilelo, anche lei è professoressa di economia urbana all'Università di Roma 3, e Federico Tomassi, che è dirigente presso l'Agenzia delle Entrate. Dal 2016, insieme a Federico e a Cheti, curiamo questo blog mapparoma.info. Tutti e tre da tanto tempo ci occupiamo di Roma, in realtà Federico e Cheti molto, molto più di me, perché loro studiano Roma da sempre. Io in realtà ho una formazione un po' diversa, nel senso che sono un economista dello sviluppo, ed è solo così da una quindicina di anni che mi occupo anche di Roma. E vedrete che nel lavoro su Roma ho anche cercato un po' di portare quello che era il mio background da economista dello sviluppo. Quest'anno sono 150 anni di Roma Capitale. In questi 150 anni Roma è cresciuta moltissimo. Ha conosciuto una crescita che è stata in un certo senso tumultuosa. Pasolini, con un'espressione tanto amata anche da molti, insomma, l'ha definita una crescita coloniale. Non è per altri, insomma, è stata una crescita anche abusiva. Roma è anche una grande capitale, poi magari qualcosa su questo probabilmente dirà anche Enrico dopo. Insomma, è una crescita che è avvenuta, diciamo, in maniera tumultuosa, in maniera diversa, e che probabilmente non poteva creare un'area urbana omogenea e uniforme. In questo secolo e mezzo di Roma Capitale sono nate più città, in un certo senso. Qui vi ho preparato per dare un'idea, questo era Roma nel 1975, guardate, dal 75 al 2002 come si è allargata. Oggi Roma è qualcosa che va dal mare fino agli Appennini, insomma, qualcosa di estremamente grande e complesso. In questo suo non essere, diciamo, omogenea, Roma è anche una città oggi profondamente disuguale. Spesso quando si parla di Roma, di tanti problemi di Roma, Roma, come tutte le grandi metropoli, ha tanti problemi, ci si concentra sul decoro, ci si concentra su tante cose che sono importanti e che probabilmente immediatamente balzano, diciamo così, ai nostri occhi, quindi e prendono la nostra attenzione. In realtà io credo che oggi il problema principale di Roma è che Roma è una città profondamente disuguale. È una città profondamente disuguale, e oggi a Roma nasce in un quartiere piuttosto che in un altro quartiere, lo vedremo insieme poi nelle mappe che vi presenterò, significa avere più o meno opportunità di realizzare se stessi. Ci tengo particolarmente a sottolineare questo aspetto. Non parlerò semplicemente quindi di sviluppo in termini di prodotto, ma parlerò di sviluppo in termini di realizzazione di se stessi.
utilizzerò un'espressione, poi nella prima mappa, che è quella di sviluppo umano, che è un'espressione cara non solo agli economisti dello sviluppo come me, ma è anche cara a tutta la dottrina sociale della Chiesa. Di sviluppo umano integrale parlava già nella sua enciclica Paolo VI, ripresa poi anche poi successivamente da Benedetto XVI in Caritas in Veritate, fino alle ultime encicliche di Papa Francesco. L'espressione è molto presente. Proprio a sottolineare che lo sviluppo è qualcosa che va ben al di là dell'aumento del prodotto, lo sviluppo è qualcosa che va ben al di là della ricchezza di prodotto e soprattutto la realizzazione delle persone. Giusto un appunto, insomma, magari in questo caso non è importante, ma è sempre importante, è importante disporre dei dati per conoscere bene la nostra città, nel senso che spesso ci facciamo un'opinione di Roma, ma non solo di Roma, di ogni cosa che noi studiamo, che è un'opinione basata su un'idea vecchia magari della città, di come ce la siamo immaginata, di come era e di come non è più o di come non è mai stata. Avere a disposizione i dati, disporre dei dati, conoscere la città, parlare della città con dei dati, ci consente di conoscere di guardare con attenzione quelli che sono i reali problemi. Guardate, questo è importantissimo perché nel momento in cui noi dovremmo poi definire le politiche, la conoscenza della realtà è fondamentale per prendere le giuste politiche, indipendentemente da quelle che sono le nostre idee. La non conoscenza del territorio non ci consente di prendere le decisioni migliori. La governance, cioè, questo è giusto un appunto, ma poi su questo magari se ci sono delle domande ci possiamo tornare. Vedremo che questa complessità che andremo a descrivere è una complessità che poco consente di leggere, diciamo, la città con la governance attuale. Roma è tante cose diverse, Roma ci sono tante città, Roma ci sono tanti centri e tante periferie. Oggi dal Campidoglio è praticamente impossibile con questo tipo di governance governare la città. Quindi su questo bisogna insomma riflettere. Adesso noi qui non ci concentreremo su questo aspetto, ma questo è un punto rilevante e importante. La prima mappa che vi faccio vedere è la mappa che nel nostro blog è la mappa numero 12. Noi, le mappe sul blog sono uscite 32 mappe. Le prime 26 mappe uscite sul blog sono poi state riprese in una pubblicazione del 2019. Abbiamo pubblicato un libro con Donzelli che si chiama Le mappe della disuguaglianza. In questo libro ci sono le prime 26 mappe e tre, che sono diciamo 26 capitoli, e in 13 di questi capitoli non parliamo solo di Roma, ma confrontiamo Roma anche con Milano, Napoli e Torino, cioè quindi con le altre tre grandi città metropolitane. La prima mappa che vi faccio vedere è quella dello sviluppo umano, non è la mappa, è la mappa numero 12, sia nel blog che nel libro. È una mappa a cui tengo particolarmente perché, come vi accennavo prima, è la mappa che un po' anche lega quello che è il mio percorso. L'indice di sviluppo umano è un indicatore che viene prodotto dal 1990 dall'Agenzia dello Sviluppo delle Nazioni Unite, e lo produce questo indicatore per confrontare i paesi ricchi del mondo e i paesi poveri del mondo. È un indicatore composito che misura tre dimensioni dello sviluppo: l'accesso alle risorse, l'educazione e la salute, e misura queste tre dimensioni dello sviluppo attraverso degli indicatori. Il reddito pro capite è modificato con degli accorgimenti, insomma, adesso non staremo qui a vedere degli aspetti tecnici. L'educazione, che diciamo nel caso delle Nazioni Unite si tratta di una media tra educazione secondaria e terziaria, e la salute, che è l'aspettativa di vita. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo misurato l'indice di sviluppo umano per i municipi romani. Abbiamo mantenuto identiche le dimensioni dello sviluppo e abbiamo invece modificato gli indicatori tenendo conto della realtà che andavamo a descrivere. Per la dimensione accesso delle risorse, anche noi abbiamo utilizzato il reddito. Per la dimensione educazione, noi abbiamo utilizzato gli anni di scolarizzazione. Per la dimensione salute, abbiamo misurato la dimensione tasso di mortalità. E poi quindi abbiamo
calcolato l'indice di sviluppo umano, che è un indicatore che varia tra 0 e 1, 0 quando lo sviluppo umano è bassissimo, è nullo, 1 quando è massimo, lo abbiamo calcolato per i 15 municipi romani. E cosa emerge dall'analisi di questi 15 municipi? Emerge che ci sono due municipi che hanno uno sviluppo umano che è praticamente quello dei paesi ricchi del mondo, ragionando, visto che questo è un indicatore che è stato, appunto, come vi dicevo, viene prodotto per confrontare i paesi molto ricchi e i paesi molto poveri, abbiamo che il primo e il secondo municipio hanno un valore che è superiore a 0,8, che se noi ragionassimo internamente a quel rapporto che vi descrivevo, questo significa sostanzialmente che hanno la ricchezza in termini di sviluppo umano dei paesi scandinavi, dei paesi come gli Stati Uniti, come il Canada, come l'Islanda, insomma dei paesi ricchi del mondo. Poi ci sono municipi, come il sesto, che hanno invece dei livelli di sviluppo umano, in questo caso è 0,35, come i paesi poveri del mondo, come potrebbero essere i paesi africani, come potrebbero essere i paesi del sud-est asiatico. Quindi all'interno della nostra città, il 14° municipio, il vostro, vedete, ha un livello di sviluppo umano che è 0,61, che è un livello appena sopra al livello di sviluppo umano, diciamo quello non è basso, ma non è un livello appena sopra il livello di sviluppo umano, quello, diciamo, la linea quella rossa che indica sotto quella linea c'è un livello di sviluppo umano basso. Questo significa che all'interno della città ci sono almeno due città. Platone nella Repubblica diceva che in ogni città ce ne sono sempre almeno due, quella dei ricchi e quella dei poveri, no? Lo cito spesso per ricordare che il problema delle almeno due città non è un problema di oggi, non è solo un problema di Roma. Per esempio è un problema che caratterizza le altre grandi metropoli italiane, è un problema che caratterizza praticamente tutte le metropoli europee ed extraeuropee. Lo sviluppo umano, dicevo, è importante. Qui è l'unico indicatore, l'unica mappa che vi farò vedere in termini di municipi, perché dopo parleremo invece di zone urbanistiche, ma ci tenevo a farvelo vedere proprio perché è un indicatore che non solo evidenzia questa molteplicità di città all'interno di Roma, ma anche perché appunto lega l'idea di sviluppo ad un'idea diversa rispetto a quella del semplice prodotto. Cosa ho imparato sostanzialmente nei miei trascorsi da economista dello sviluppo, quando, diciamo, mi è capitato di andare di studiare, di stare fisicamente anche nei paesi molto poveri? Troppo spesso studiavo tantissimo e arrivavo, diciamo, mi preparavo prima di andare in questi paesi leggendo i report delle grandi organizzazioni internazionali, come possono essere il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, e lì utilizzano indicatori macroeconomici tradizionali. E leggevo attraverso questi indicatori macroeconomici tradizionali, avevo un'idea dei luoghi che poi sarei andato a visitare, dove poi mi sarei trovato, avevo un'idea che quando arrivavo in quei luoghi non corrispondeva alla realtà dei fatti. Quegli indicatori non riuscivano a cogliere esattamente, non riuscivano a descrivere esattamente come quei luoghi erano. Quindi leggevo, per esempio, che in quel determinato paese c'era stato un tasso di crescita del prodotto del 6%, del 7%, dell'8%, poi arrivavi in quel paese e vedevi che c'era una povertà devastante, perché quell'aumento di prodotto era rimasto nelle mani di pochi. Vedete, ecco, quello che, diciamo, che stare in quei paesi mi ha insegnato è che gli indicatori macroeconomici, a volte, quelli tradizionali, pur importantissimi, in certe realtà non riescono a descrivere esattamente qual è lo stato delle cose. E questo non vale solo nei paesi in via di sviluppo, questo vale anche nelle grandi realtà metropolitane, e questo vale anche a Roma. Ma i municipi sono a loro volta delle grandi città, sono molto vaste, hanno delle forme strane, sono nate a metà degli anni 70 con motivazioni che certamente non erano né urbanistiche, ma erano motivazioni prevalentemente politiche, hanno una forma lunga. Prima erano 20, poi sono 19 quando è uscito Fiumicino, poi insomma varie riforme, adesso sono 15. Hanno questa forma perché dovevano, diciamo, in un certo senso compensare politicamente sia le parti più centrali della città, dove si votava in una certa maniera, rispetto a quelle più periferiche dove si votava in un'altra maniera. Nei municipi c'è tutto. Voi pensate al vostro 14° municipio, ma io penso al mio 12°. Nel mio 12° municipio c'è Monteverde Vecchio, c'è Malagrotta, insomma ci sono realtà molto diverse. I municipi hanno popolazioni che vanno a 200, 250.000, anche a 300.000 abitanti, insomma grandi città italiane.
sono quindi difficili e sono poco adatti per comprendere la complessità della città. Allora noi abbiamo utilizzato invece dei municipi le zone urbanistiche. La città è divisa, questo è prodotto dell'Istat, noi tutti i dati che vi sto facendo vedere, noi non produciamo dati, sono tutti dati che utilizziamo da fonti ufficiali e anche le zone urbanistiche come suddivisione per leggere la città, è una suddivisione Istat. Le zone urbanistiche all'interno del raccordo anulare, vedete il raccordo anulare, lo conoscete, questo anello, all'interno del raccordo anulare corrispondono più o meno, mi perdonerà Enrico, che lo so che su questo è molto più puntuale di me, corrispondono più o meno ai nostri quartieri, questo all'interno del raccordo anulare. Fuori dal raccordo anulare no, per varie motivazioni, perché vedete sono molto ampi, la densità abitativa è più bassa, poi quando sono nati a metà degli anni 70, là la densità abitativa era praticamente quasi nulla, quindi insomma fuori non corrispondono ai quartieri, sono qualche cosa di più complicato, ma insomma, diciamo che più o meno, soprattutto dentro il raccordo anulare, le zone urbanistiche corrispondono più o meno ai quartieri. Hanno una dimensione media in termini di popolazione di 20-30 mila abitanti, mediamente, e questo ci consente, insomma, sono omogenei da un punto di vista territoriale, pur nelle diversità, su questo poi magari Enrico dirà qualcosa più di me, sicuramente sono più omogenei dei municipi, hanno una dimensione tra i 20 e i 30 mila abitanti che ci consente una lettura attenta della città. Cos'è successo, soprattutto negli ultimi 30 anni a Roma? Beh, negli ultimi 30 anni, vedete qui alla vostra sinistra, vedete la variazione della popolazione tra il 2001 e il 2018. La popolazione è rimasta pressoché la stessa. A Roma 30 anni fa la popolazione era circa 2 milioni e 8, oggi la popolazione è circa 2 milioni e 8, quindi la popolazione romana è sostanzialmente la stessa, ma i romani non sono gli stessi e soprattutto non vivono dove vivevano 30 anni fa. I romani si sono spostati e la mappa a sinistra ce lo ricorda bene. Ci dice che quindi la parte soprattutto centrale della città si è svuotata, mentre i romani si sono spostati nelle zone più periferiche, soprattutto fuori dal raccordo anulare. Oggi, fuori dal raccordo anulare, oggi vivono 700.000 romani, una grande città italiana. E si sono spostati anche nei 120 comuni che qui però non tratteremo in questa nostra presentazione, nei 120 comuni della città metropolitana di Roma. Quindi si sono spostati verso l'esterno. Ma chi si è spostato? Chi è che si è spostato soprattutto? Si sono spostate le famiglie. Si sono spostate le famiglie e si sono spostate famiglie con figli. Anzi, si sono spostate famiglie giovani con figli. Guardate questa mappa che vedete a destra, è una mappa incredibile per certi versi. Io la prima volta che l'ho vista, questa parte bianca interna mi ha fatto pensare come a un buco. Come se la Roma, quella che tutti conoscono, quella dei monumenti, quella, diciamo che, quella che viene di solito presentata nelle cartoline, come se quella Roma ci fosse un vuoto. E la Roma, quella diciamo dei nonni, dei papà, delle mamme, si trovasse, dei figli, cioè si trovasse, dei nipoti, si trovasse soprattutto invece nelle zone più periferiche della città. Perché si spostano perché appunto le famiglie, soprattutto le famiglie con figli, al centro le case costano di più e ci si sposta verso la periferia per avere case più grandi e soprattutto più accessibili da un punto di vista economico. Eppure ci si sposta verso aree dove i servizi sono di meno. Questo è l'aspetto, è il primo aspetto che andiamo adesso a vedere. Si spostano le famiglie con figli, eppure poi dove arrivano quelle famiglie, in quelle nuove abitazioni, hanno magari abitazioni meno care e più grandi, però hanno abitazioni, magari non hanno l'asilo nido. E allora vedete, questa mappa sulla sinistra dice l'accessibilità degli asili nido, la popolazione, questo significa in 5 minuti a piedi da dove si può arrivare. Cioè, la maggior parte delle zone, soprattutto quelle più centrali, in 5 minuti a piedi si può arrivare ad un asilo nido. Però, vedete, poi le famiglie, quelle che abbiamo visto prima, che si sono spostate nella periferia, spesso quell'accessibilità non ce l'hanno. Quindi quelle famiglie con figli che si spostano verso l'esterno hanno a disposizione meno servizi di quelli che avevano al centro. E poi, molto spesso, quelle famiglie dove lavorano sia il marito, la moglie, insomma, tutti e due lavorano,
faticano ad arrivare al centro perché anche l'accessibilità alla metro o alle stazioni su ferro, i mezzi di trasporto, lo spostarsi comporta, diciamo, un certo costo in termini di tempo. Quindi è più difficile arrivare senza perdere troppo tempo nelle zone dove poi si lavora. Vi ho parlato di sviluppo inteso soprattutto come allargamento delle proprie scelte. Questa è la mappa numero uno del nostro blog ed è anche la mappa numero uno sul nostro libro Le mappe della disuguaglianza. Ed è una mappa incredibile questa. Anzi, qui la mappa a sinistra ci dice il numero dei laureati nella città. A Parioli, la zona provinciale di Parioli, il 42% della popolazione residente è laureata. A Torcervara, che non è neanche una zona urbanistica troppo periferica, è poco dietro la stazione di Burchina, solo il 5%. Poi vi dirà Enrico che addirittura nelle zone di edilizia popolare e edilizia residenziale pubblica, come anche per tanti altri indicatori, i valori sono ancora più bassi. Ma su questo magari tornerà Enrico. Qui non vi ho, perché questa è una presentazione, come vi dicevo, veloce, non c'è la mappa, per esempio, un'altra mappa che è presente nel nostro blog, quindi per chi è interessato, o anche nel nostro libro, delle persone che hanno al massimo la licenza elementare. Beh, ci sono zone, per carità, poco densamente popolate, ma ci sono zone come Santa Maria di Galeria, dove il 30% della popolazione ha al massimo la licenza elementare. Allora, vedete, all'inizio della presentazione vi ho detto, diciamo, che ci sono almeno due città, noi abbiamo citato Platone, ma potremmo citare Dickens e dire che erano i tempi migliori, erano i tempi peggiori, per alcuni erano i tempi peggiori, per altri erano i tempi migliori. Ci sono zone della città dove quella che poteva sembrare una forzatura all'inizio, quando vi ho parlato dello sviluppo umano, e dire, confrontare addirittura paesi molto ricchi del mondo e paesi molto poveri, però poi se si vanno a vedere i numeri, questi numeri, alcuni di questi numeri sono i numeri della Baviera, se mi pensate, e altri numeri sono i numeri di quelle zone povere del mondo. Essere poco laureati significa anche avere maggiori difficoltà poi trovare un lavoro che soddisfa. E allora vedete che non casualmente, se Parioli è la zona urbanistica dove il numero di laureati è più alto, poi è anche la zona urbanistica dove il tasso di occupazione è più basso. E viceversa, Torcervara è la zona urbanistica dove il tasso di occupazione è più alto. Attenzione, anche qui, se la lettura non è una lettura di prodotto, essere occupati ed essere disoccupati non significa semplicemente, ed è pure importantissimo, non disporre del salario che ci consente, diciamo, di fare una vita dignitosa, ma significa anche non essere parte della propria comunità. Essere disoccupati significa non vivere all'interno della comunità, cioè non realizzare se stessi. Quindi c'è un qualche cosa che va di più della semplice assenza di reddito. Ma su questo punto, poi, se volete, possiamo anche su questo tornarci. Le differenze sono di vario tipo. Una differenza molto forte è quella in termini di genere. A Roma ci sono più donne laureate che uomini laureati e soprattutto ci sono più donne laureate che uomini laureati nelle periferie, fuori dal raccordo anulare. Guardate, dove il colore è rosa forte, significa che la differenza tra donne laureate e uomini laureati è più forte. Attenzione, nelle zone centrali della città ci sono sia più uomini che donne laureati. Queste che io vi presento sono differenze. Però questa mappa dice che sostanzialmente, anche per ragioni demografiche dell'età, diciamo, le zone dove ci sono più uomini laureati sono soprattutto le zone centrali della città, mentre nelle zone periferiche ci sono soprattutto molte più donne. Eppure, quando quelle donne più laureate devono occuparsi, anche nelle periferie dove ci sono molto più laureate degli uomini laureati, si occupano di meno. Perché vedete, quest'altra mappa che vi presento, quella a destra invece, è la differenza tra le occupate donne e gli occupati uomini. Però questa volta il rosa scompare, cioè scompaiono le zone urbanistiche dove c'è una prevalenza di occupate donne rispetto a occupati uomini. Perché ovunque, sia dove ci sono più laureati uomini, sia dove ci sono più laureate donne, ovunque comunque ci sono più occupati uomini. Allora, chiaramente per leggere questo grafico l'economista non è sufficiente, servirebbero altri scienziati sociali, antropologi, insomma tante categorie. Di certo la mappa che abbiamo visto prima un po' ci spiega qualcosa. Se quelle famiglie con figli che si spostano verso la parte esterna della città poi trovano meno servizi,
Quei meno servizi probabilmente, visto che poi le famiglie funzionano in una certa maniera, a Roma, in Italia, alla fine probabilmente a uscire dal mondo del lavoro saranno soprattutto donne. E poi magari quando ci rientrano pur avendo titoli di studio uguali o anche superiori a quelli dei loro colleghi maschi, ci rientrano magari con salari più bassi. E questo è un altro tema, anche su questo poi se volete ci possiamo tornare. Quello delle differenze di genere, attenzione, non è un problema solo di Roma. Guardate, qui vi faccio vedere solo questa mappa. Come vi dicevo, nel nostro libro noi confrontiamo Roma con le altre tre grandi città metropolitane, Milano, Napoli e Torino. Intanto Roma qui non è più grande perché noi, perché siamo romani. Questa è la mappa 1-1, quindi Roma, questa mappa ci consente anche di vedere quanto Roma è più grande delle altre città. Ecco, a Roma, ma anche nelle altre grandi città metropolitane, ci sono più laureate donne che uomini e queste laureate sono soprattutto di più nelle zone più periferiche delle città. Ma anche a Milano, a Torino e a Napoli, anche a Milano che è la città più ricca, più europea, poi quando si va a vedere in termini di occupazione, questa maggiore istruzione non si trasforma in maggiore occupazione. Quindi questo significa che c'è un problema romano, ma c'è sicuramente un problema di modello di sviluppo che incide su... diciamo, sulla distribuzione sia di laureati che di occupati. Nelle periferie non mancano solo gli asili, nelle periferie mancano i cinema, mancano i teatri, mancano le librerie. Guardate, nel centro storico, vedete, il 2,5%, fuori dal grande raccordo anulare ci sono tantissime zone urbanistiche dove non ci sono né cinema, né teatri, né librerie. Le poche zone dove ci sono si trovano spesso in centri commerciali, quindi più che offerte culturali sono offerte di consumo, si tratta, ma mancano le piazze. Gli economisti di solito parlano di capitale umano o di capitale fisico. Il capitale fisico sono le infrastrutture, sono termini ed espressioni che in questi giorni sentite anche ai telegiornali, no? Per recovery plan, per trovare, ecco. Non si parla mai di un altro capitale molto importante, che è il capitale sociale. Che cos'è il capitale sociale? Il capitale sociale è l'essere comunità, quanto diciamo una città e comunità. E come si può misurare questo essere comunità? Magari si misura con la partecipazione al volontariato. E le piazze sono uno strumento per vedere, diciamo, per crearla questa comunità. E dove sono le piazze? Anche le piazze, come anche l'offerta culturale, si trovano prevalentemente nel centro delle città, nelle zone esterne al raccordo anulare, dove, ve lo ricordo, vivono 700.000 abitanti, non ci sono piazze nella grande maggior parte del fuori raccordo, con l'eccezione, vedete, di Ostia, ma Ostia è una realtà a parte perché è un'altra città nella città. Cosa è successo? E qui poi avvio verso la conclusione. Cosa è successo in questi mesi, in questo anno? Questo anno, diciamo, di tragedia, di pandemia, che queste disuguaglianze sono emerse, le abbiamo viste, le vediamo nelle file fuori dai centri Caritas, le vediamo nelle facce dei volontari, delle varie associazioni cattoliche, laiche. Abbiamo visto emergere con forza le disuguaglianze. Non che le disuguaglianze, e lo abbiamo visto nelle mappe precedenti, non fossero già presenti nella città. Le disuguaglianze c'erano ed erano forti anche prima del Covid, ma certamente il Covid le ha fatte emergere e in molti casi le ha anche ampliate. Voi pensate cosa è successo nelle case dove si è dovuto fare quelle che ormai sono parole che sono diventate, diciamo, comuni a tutti, lo smart working, la DAD. Ecco, a Parioli, sempre Parioli, i metri quadri a disposizione per abitante sono 64, nella zona est della città, e molte nelle zone più povere, sono 30 metri, non perché le case siano più piccole spesso, ma soprattutto perché il numero di persone in queste case sono di più. Allora, voi immaginate cosa significa fare smart working e in contemporanea fare DAD in 64 metri per persone, farli in 30. Magari quelli che hanno 30 metri poi non hanno neanche tutti quanti la possibilità di avere quattro computer o quattro tablet o quattro tablet, insomma, per fare tutti quanti. E sono anche magari quelle situazioni in cui i genitori, l'abbiamo visto, riescono con più difficoltà, perché magari hanno un livello di istruzione più basso, ad aiutare i figli. Quindi, insomma, molto spesso questo ha amplificato le distanze. E la pandemia è arrivata anche più forte. Guardate, questa è all'11 marzo 2011. Di solito quando si leggono i dati Covid, se li leggono soprattutto i numeri
totali. Questo è fatto invece in relazione al numero di abitanti e si vede come quelle zone, per esempio guardate la zona est, che è la zona dove il disagio è maggiore, l'ho richiamata spesso, la zona delle Torri, Tor Bella Monaca, Torre Angela, i casi di Covid sono rispetto alla popolazione sono più elevati. E perché questo succede? Perché molto spesso intanto i lavoratori, i lavori che svolgono le persone in quelle zone sono lavori che non sono come magari non è possibile farli in smart working, devono essere fatti in presenza e magari per farli in presenza ci si sposta con i mezzi pubblici, quindi la possibilità, e poi si vive in più persone dentro la stessa casa e poi magari tutti noi ogni giorno cambiamo una mascherina FP2 e spendiamo 3 euro, 4 euro e magari non tutti invece possono permettersi di fare questo. Un'ultima mappa è quella del reddito di cittadinanza, anche il reddito di cittadinanza fa vedere come le domande di cittadinanza siano particolarmente forti in quelle aree del disagio. La mappa di cittadinanza è una mappa diversa rispetto alle altre perché non avevamo la disponibilità dei dati per zone urbanistiche, ma per CAP, quindi non è in 155 zone urbanistiche, ma in questo caso per 72 CAP, e anche questo insomma ci evidenzia bene come forte sia stato il disagio. Guardate, nella zona di Torri, questo municipio, questo è un dato che è nuovo perché uscirà un lavoro che abbiamo appena concluso, le persone in età lavorativa tra i 15 e 64 anni, la metà della popolazione tra i 15 e 64 anni nei due CAP di Torri, sostanzialmente hanno o reddito di cittadinanza, o bonus Covid, o cassa integrazione, o reddito di emergenza, uno su due ha qualche forma di aiuto INPS. Tra i 15 e 64 anni, nei due CAP Torri, uno su due ha qualche forma di aiuto INPS. In più, sommate tutti quelli che non hanno lavori regolari e che quindi non hanno potuto accedere né a nessun tipo di forma di reddito di cittadinanza. Qui c'è qualche riferimento bibliografico, tra cui il nostro libro dove abbiamo preso, insomma, dove ci sono appunto le mappe che ho richiamato, un volume collettaneo Roma in transizione di Coppola e Punziano, dove ci sono tantissimi contributi, credo, se ricordo bene, anche un contributo di Enrico, e poi questo libro di Cellammare e Montillo, che parla soprattutto di Tor Bella Monaca, è un bellissimo lavoro sul campo, e, insomma, un modo per conoscere ancora di più la città. Spero di essere arrivato un po' a tutti quanti, non essendo troppo veloce, e insomma, grazie. Grazie per questa presentazione, ci aiuta a contestualizzare una serie di problemi di cui magari avevamo sentito parlare, vedere tutti questi dati tutti insieme, insomma, fa un po' impressione anche sulle diseguaglianze che esistono e che conoscevamo per sentito dire. Grazie per questi elementi. E come dicevamo prima, lasciamo alla fine lo spazio per le domande, cioè alla fine, diciamo nella seconda parte, nella seconda ora di questo nostro incontro. Quindi adesso, sempre se siete d'accordo, passerei la parola al nostro secondo relatore, che è Enrico Puccini, architetto, esperto di riqualificazione urbana. Ha insegnato alla Sapienza ed è stato consulente dell'assessorato alle periferie di Roma Capitale. E anche lui è autore di diversi saggi, diverse pubblicazioni, in particolare sull'edilizia sociale, se ricordo bene, dai primi del Novecento a tutto insomma il Novecento. Passerei la parola senza rubare ulteriore tempo ai vostri interventi e vi ringrazio. Eccoci, buonasera, buonasera, grazie mille dell'invito, mi fa molto piacere essere qui con tutti voi. E, insomma, diciamo, questa è una fase un po' complessa per la città, come tutti noi sappiamo, insomma, la fase Covid è stata molto impattante e quindi vi volevo anche ringraziare per il lavoro che fate, insomma, che secondo me è molto importante e fondamentale. E a me mi si pone subito un problema, no? Perché che è in parte derivato dall'invito, perché voi comunque
siete attivi sul territorio e cercate di costruire delle risposte e vi siete chiesti come poter avere una maggiore interazione col pubblico. Questo mi sembra un po' lo scopo dell'invito. E io a questo punto approfitto anche della presenza di Don Ben, che saluto molto calorosamente, perché volevo fare alcune considerazioni, perché effettivamente in questa fase Covid il mondo del volontariato è stato fondamentale per sopperire a tutta una serie di carenze del pubblico. Perché? Perché è stata una fase molto repentina, molto veloce, e diciamo il pubblico non è stato in grado di attrezzarsi con altrettanta celerità, mentre il mondo del volontariato sì, perché chiaramente ha meno vincoli, diciamo, di carattere burocratico, è sottoposto sicuramente a procedure più snelle, mentre noi sappiamo che la pubblica amministrazione ha spesso delle procedure molto farraginose. E quindi io credo che proprio questo tema sia centrale anche per il futuro dello sviluppo delle politiche sociali, cioè come riusciamo a ottenere una migliore integrazione fra gli attori pubblici e gli attori privati. Questo secondo me è un po' il nodo centrale della questione, perché credo che questo problema non si dovrebbe proprio rilevare in un contesto in cui c'è una piena compartecipazione alla costruzione di azioni di risposta. E quindi vi volevo parlare, guarda, rubo 5 minuti per parlarvi di un progetto sperimentale che abbiamo avviato in un municipio romano, in cui si sta facendo uno sportello di coordinamento appunto fra l'attività del pubblico e del privato, ma non solo, si sta facendo anche, diciamo, una scheda d'accoglienza unica, che è una scheda che serve appunto per tutte le questioni, perché spesso il problema chiaramente della casa non è collegato solamente al problema della casa, ma è collegato a un problema reddituale o a un problema di disagio sociale più complesso, come voi presumo avete avuto modo di constatare. Per cui lì, diciamo, in una forma piccola, sperimentale, però con l'ausilio delle associazioni territoriali e del ovviamente i servizi sociali del municipio e anche dei sindacati che si occupano della casa, si sta tentando di fare una specie di network, una rete che possa dare risposte, una risposta omnicomprensiva. E poi dopo e quindi mi farebbe piacere poi magari in seconda battuta riuscire a parlare anche con Caritas, sarebbe molto interessante secondo me. Chiaramente è una sperimentazione, diciamo, al momento ancora piccola, perché noi stiamo facendo anche i feedback per vedere quali sono le difficoltà che si incontrano prima di... Quindi è un piccolo progetto sperimentale che secondo me però può avere molto interesse. Insieme a questa, diciamo, a questo progetto di scheda unica d'accoglienza, stiamo sviluppando anche un'altra cosa che secondo me è molto interessante e mi ricollega anche al discorso di Salvatore, quello sui dati. C'è una scheda, questa scheda è praticamente un'applicazione che si può, man mano che si mettono i dati, si caricano sul computer e quindi è in grado di elaborare, diciamo, in tempo reale tutta quanta una serie di informazioni. Quindi questo ci può consentire, soprattutto sul rilevamento delle nuove povertà, di avere un quadro, diciamo, abbastanza organico, perché questo questionario è stato in parte sviluppato dalla facoltà di sociologia ed è stato poi corretto dai servizi sociali municipali, che sono quelli che poi fisicamente vanno a derogare tutta quanta una serie di sussidi. Quindi questa cosa ve la volevo preannunciare, mi sembra una cosa interessante, poi se volete la approfondiamo. Detto questo, appunto, proprio la centralità del pubblico e privato, ora, insomma, voi avete visto, ci sono gli studi di Salvatore, anche gli studi che faccio io, e diciamo in quest'ultima fase c'è tutta quanta una serie di studi su Roma che sono sicuramente molto interessanti e molto più significativi rispetto a tante altre cose che sono invece dei documenti ufficiali. Penso ai documenti che produce l'ufficio statistico del Comune di Roma, oppure il sistema di pianificazione canonico che noi abbiamo sempre avuto in città, che è stata quella della pianificazione di carattere urbanistico. Moni l'ha fatto vedere benissimo in quella pianta, in cui si vede che Roma sostanzialmente cresce poco, diciamo dal 2011 cresce pochissimo anche da un punto di vista urbanistico, perché chiaramente
difficile, cioè nel senso fino a quando c'era una fonte, una forte spinta demografica, chiaramente, e questo è andato avanti per all'incirca 70 anni in Italia, cioè dal dopoguerra fino a diciamo il 2008 per quanto riguarda Roma, si è agganciato appunto lo sviluppo economico delle città allo sviluppo sostanzialmente urbanistico. Adesso la situazione è profondamente mutata e diciamo la città in realtà cresce pochissimo, le trasformazioni fisiche che prima erano considerate proprio invece la parte portante su cui bisognava interagire col governo della città, le trasformazioni fisiche sono pochissime, mentre le trasformazioni sociali sono molto violente, assolutamente impattanti. E quindi paradossalmente anch'io che sono un architetto, poi ho avuto anche altri ruoli, mi sono, diciamo, non dico spostato, ma ho capito, credo, che oggi quello che è fondamentalmente più interessante è lo studio appunto di quelle che sono le dinamiche socio-economiche in città, perché sono queste che poi vanno a incidere, e soprattutto come tentare di governare queste dinamiche che poi producono anche l'emergenza abitativa, che è appunto il tema di oggi. E quindi, diciamo, io parto a questo punto, partirei con la presentazione, eccomi qua. Vediamo un po' se si riesce a vedere. Allora, inizio con presentare questo libro. Questo libro è del 2016, ha 5 anni, ma diciamo è cambiato sostanzialmente molto poco. Questo libro ha interesse per 2 ordini di motivo. Il primo è perché quando l'ho scritto era appena uscito dall'amministrazione pubblica, quindi rispetto a tanti altri testi che si trovano sulle politiche della casa. Tutti voi sapete, l'esperienza a Marino è stata un'esperienza abbastanza tronca. Chiaramente lì si erano prodotte tutta una serie di analisi, di studi e di ricerche, e poi alla fine io ho deciso di pubblicarle per renderle pubbliche. Quindi, diciamo, c'è una parte di analisi e di dati interni all'amministrazione che tendenzialmente non si conoscono. Ed è questo anche il motivo per cui ho deciso poi di fare questo blog, che è l'Osservatorio, perché credo che invece, se noi vogliamo sostanzialmente aggredire un fenomeno, abbiamo bisogno di conoscerne molto bene i dati. E poi, diciamo, nella parte conclusiva ci sono una serie di risposte, alcune di queste anche rispetto a quando l'ho scritto, diciamo, ho cambiato in parte visione, però diciamo c'è una struttura, un approccio strutturale al problema della casa, perché spesso si parla appunto dell'emergenza abitativa, e quindi questa, insomma, fa, diciamo, come l'emergenza freddo, no? Che voi conoscete molto bene, sono queste emergenze che stanno lì, no? L'emergenza abitativa romana è perenne, con forme e connotazioni sempre diverse, perché anche negli anni 60 c'era un'emergenza abitativa, ma c'erano 400.000 persone che vivevano nel borghetto. Oggi abbiamo completamente un altro tipo di emergenza. Vediamo un pochettino, cercherò di essere abbastanza breve. Allora, questa prima slide che cosa ci mostra? Chiaramente cerchiamo di capire come siamo arrivati in questa situazione e quali sono le differenze rispetto al passato. In questa slide faccio vedere come dal 71 a sostanzialmente l'ultimo censimento, che è del 2011, è cambiata la condizione delle case a Roma. Se voi vedete questa linea color marrone che scende, è la linea degli appartamenti in affitto. Quindi noi abbiamo avuto una precipitazione del numero delle famiglie in affitto, mentre abbiamo avuto un incremento esponenziale degli appartamenti in proprietà. Quindi significa che anche il punto in cui i proprietari superano gli affittuari è nel 1981. Quindi quando voi sentite dire, no, cioè, perché noi siamo storicamente un paese di proprietari, in realtà questo storicamente deve essere anche relativizzato, perché è un dato sostanzialmente recente. Questo è sostanzialmente derivato in parte anche dalla nostra Costituzione, oppure da quelle che sono state, diciamo, le politiche della Casa della Prima Repubblica. L'articolo 47 della Costituzione, per esempio, sancisce il diritto al risparmio
per l'acquisto della casa, cioè mentre il diritto per l'abitare viene introdotto postumo da tutta una serie di sentenze della Corte di Costituzionale, il diritto all'acquisto della casa è quasi connaturato. Questo perché? Perché secondo i padri fondatori della, appunto, della nostra Costituzione, la politica della casa doveva servire a trasformare appunto un popolo in affittuari in un popolo di proprietari, e quindi diciamo le risorse impiegate per questa trasformazione fisica negli anni, diciamo dal dopoguerra ad oggi, sono state predominanti rispetto alle risorse per garantire diciamo gli alloggi in affitto ad un prezzo accessibile. Oggi noi diciamo ci troviamo con questa emergenza abitativa e abbiamo alcuni strumenti, visto che si ponevate il problema quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare. Diciamo il primo strumento è il patrimonio pubblico, che è il nostro strumento principe. Il patrimonio pubblico sarebbero quello che noi insomma chiamiamo le case popolari, e qui vi volevo dire che insomma le case popolari a Roma sono ancora per il momento, nonostante i vari piani di dismissione e di vendita che incombono appunto sulla proprietà pubblica, abbastanza consistenti, e dentro al patrimonio pubblico abitano circa 170.000 persone, quindi come un intero municipio romano. Quindi immaginate come se il quindicesimo municipio fosse solamente composto di case popolari. Nonostante diciamo sono così tante, tuttavia ci sono sostanzialmente tutta una serie di problemi anche molto complessi. Diciamo il primo è quello basilare, è quello della scarsa turnazione, cioè le persone che ottengono l'alloggio pubblico, e a Roma sono all'incirca, insomma i dati adesso sono abbastanza variabili, però possiamo dire sui 300-350 all'anno, difficilmente poi lo lasciano, e questo succede sostanzialmente per tanti motivi. Da un lato perché sicuramente è un buon benefit, ma dall'altro anche perché mancano tutta quanta una serie di politiche che sono le politiche post-occupazione. Cioè una volta che si assegna un alloggio pubblico a un nucleo chiaramente che ha problemi anche reddituali e lavorativi, tendenzialmente, a parte diciamo i benefit che sono stati introdotti recentemente, diciamo non solo quelli Covid, mi riferisco sostanzialmente al reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere una politica attiva per il lavoro, non ci sono state negli anni, in tutti questi anni, queste politiche, per cui l'assegnazione della casa era sostanzialmente una parte molto importante di welfare che andava a sopperire la mancanza di sussidi, diciamo, di carattere lavorativo. Quindi se sei disoccupato, in buona sostanza, ti do la casa popolare e lì è. L'altro sistema che noi abbiamo per, diciamo, contrastare l'emergenza abitativa sono i sussidi. I sussidi intervengono abbastanza recentemente nella nostra legislazione nel 98, e hanno una funzione completamente diversa, ossia i sussidi servono sostanzialmente a evitare diciamo, l'espulsione di tutto quel ceto fragile dal mercato degli affitti. Tant'è vero che sono degli strumenti che dovrebbero essere erogati molto facilmente e anche in tempi brevi, perché se un nucleo ha un problema, per esempio perché diciamo, la moglie si è ammalata o uno dei due coniugi ha perso il lavoro, chiaramente lui ha bisogno durante il mese stesso di poter integrare quota parte del, diciamo, di quello che non riesce a pagare al proprietario di casa, e questa cosa in tutta Europa si fa attraverso i sussidi. Come vedete io ne ho selezionati, a Roma ce ne sono 5, poi comunque le slide ve le lascio, quindi le potete. Ognuno di questi 5 sussidi stabilisce un criterio, un parametro diverso. Fra parentesi, vengono erogati anche da uffici diversi. E questo già pone un problema, perché chiaramente, come si diceva prima, dovrebbe essere, diciamo, l'inquilino o la persona che ha un problema abitativo a conoscere dove andare a chiedere il sussidio, quindi andare o al segretariato sociale del municipio o al dipartimento delle politiche abitative. Insomma,
E ogni volta che va lì per presentare un sussidio che è molto simile, deve sostanzialmente ripresentare la stessa domanda con magari piccole diversità di documenti amministrativi, sempre alla stessa amministrazione. Anche chiaramente, e voi immaginatevi, insomma, situazione che voi penso conosciate abbastanza bene, un nucleo in fragilità, quindi, che deve fare tutti quanti questi giri per capire che sussidio deve prendere. Chiaramente, questo è una situazione, secondo me, molto complessa, andrebbe assolutamente ribaltata, chiaramente mettendosi dalla prospettiva delle persone, cioè ci sarebbe bisogno di un unico ufficio che abbia capacità relazionali, e poi è quell'ufficio stesso del comune che va a decidere quale dei vari sussidi a seconda di come sono finanziati, anche perché alcuni anni un sussidio è finanziato di più, l'altro anno l'altro sussidio è finanziato di meno. Questo dovrebbe, la presenza di un unico ufficio in grado di relazionarsi con tutti gli uffici interni all'amministrazione sarebbe già un passo in avanti nell'erogazione e nell'efficacia dei sussidi, e questo qui è il primo tema. Il secondo tema penso molti di voi hanno seguito, quest'anno c'è stato un gettito extra di sussidi da parte della regione, e di questi sussidi se ne è riusciti a erogare solamente il 12%. Quindi anche quando noi siamo in presenza comunque di fondi abbastanza cospicui, poi siamo carenti nell'erogazione. Quindi diciamo l'agenzia, quella che io e altri insomma abbiamo chiamato l'Agenzia Sociale per le Erogazioni, dovrebbe essere un luogo da un lato che favorisce l'integrazione fra i vari tipi di sussidio, e dall'altro anche capace di erogarli in tempi rapidi, perché noi, come vi dicevo all'inizio, se un sussidio all'affitto arriva dopo 6 mesi, 8 mesi che uno è entrato in crisi con il proprietario, non serve assolutamente a risolvere la situazione, perché ormai la situazione si è completamente deteriorata. Quindi diciamo lavorare su la semplificazione e la velocità a parità anche di fondi può essere sicuramente una prospettiva molto interessante per lo sviluppo delle politiche. Sul patrimonio pubblico, diciamo, queste sono alcune mappe che ho elaborato, le trovate nel blog. Qui ho fatto, diciamo, sono riuscito a aggregare, diciamo, la distribuzione del patrimonio pubblico nei vari quartieri. Come vedete, c'è una certa concentrazione del patrimonio pubblico in alcune aree. Questo per rifarmi anche il discorso di Salvatore, anche perché da architetto questi qui sono stati dei piani, si chiamavano all'epoca piani di zona per l'edilizia economica e popolare, in cui chiaramente era prevista una quota parte anche di edilizia privata, a volte minoritaria, a volte invece totale, ma in alcuni piani di zona la parte di edilizia pubblica è stata molta, perché chiaramente questo favoriva, era molto più facile costruirle tutte insieme queste case popolari, tanto per essere sintetico. Questo chiaramente che cosa ha comportato? Ha comportato che oggi, da un'analisi svolta con Federico Tomassi su tutti quanti questi quartieri, ha comportato che noi in tutti questi quartieri abbiamo degli indici di disagio sociale molto più alti rispetto non alla media romana, ma rispetto anche alla stessa zona urbanistica, che è quella di cui ci parlava Salvatore prima, su cui insistono. Cioè, nel senso, su Tor Bella Monaca noi abbiamo isolato praticamente la zona delle case popolari, e rispetto alla zona urbanistica Tor Bella Monaca, che in realtà è molto più estesa, il valore del disagio sociale è prevalentemente concentrato sulle case popolari. Nel grafico che vedete a destra, quella che rappresenta la linea celeste è, diciamo, il disagio sociale nelle case popolari. Quella che rappresenta questa linea arancione è invece, come vedete, in tutti i complessi di case popolari hanno degli indici di disagio, e l'indice di disagio comprende disoccupazione, quindi tutta la mancata scolarizzazione, quindi tutta una serie di fattori critici che in realtà dimostrano che c'è una criticità. E in tutti questi quartieri sono più elevati. Quindi diciamo c'è un problema che forse potremmo chiamare la fase 2 dell'emergenza abitativa, perché molti di questi quartieri sicuramente hanno dato una risposta negli anni 60
a quello che era un problema molto sentito a Roma. Le persone che vivevano, forse l'emergenza abitativa di allora non è neanche paragonabile a questa di oggi, perché all'epoca più di 400.000 persone vivevano in baraccamenti, per cui questo qui è stato tutto, la maggior parte di questi quartieri sono stati realizzati con dei fondi governativi e hanno dato sicuramente una risposta, però d'altro canto la carenza di politiche post-occupazione, di politiche di sviluppo, soprattutto di sviluppo locale, ha comportato situazioni critiche con concentrazioni di disagio. Un altro dato importante, per esempio, sul patrimonio pubblico è l'alta concentrazione di anziani. Questo perché, chiaramente, essendoci poca turnazione, le case tendono a rimanere ai proprietari e quindi, diciamo, il 63% degli assegnatari di una casa è un ultra 75enne. E poi, diciamo, alcune rapide slide sull'emergenza abitativa come fenomeno in atto. Ora, noi sappiamo, vediamo un po' se qui ho i dati, ora noi sappiamo che a Roma abbiamo circa 13.000 nuclei che si trovano in lista per una casa d'attesa, abbiamo più di qualcosa come 10.000 persone che vivono in situazioni informali in genere, sappiamo che ci sono all'incirca 30.000 nuclei che hanno difficoltà con il pagamento dell'affitto. Ora, se noi chiaramente mettiamo insieme tutti quanti questi dati, l'emergenza abitativa o il problema della casa, che sarebbe più corretto chiamarlo così, risulta assolutamente inaffrontabile. Quindi bisogna, secondo me, come sempre succede sui problemi complessi, andarla a suddividere in tanti problemi e nel tentativo di approcciarlo, insomma, in forma più corretta. Diciamo, che cosa è successo? Noi, diciamo, questo zoccolo duro composto da 20-30.000 famiglie che adesso si trovano in emergenza abitativa, in realtà in questi ultimi anni si è estremamente, diciamo, allargato, no? Insomma, diciamo, questo bacino è aumentato. Questo bacino aumenta perché ogni anno succede che delle famiglie vanno in emergenza abitativa, non trovano risposte e vanno a implementare questo bacino. Quindi, diciamo, credo che la prima strategia, la prima cosa da mettere in campo se si dovesse affrontare, diciamo, questo problema sarebbe appunto fare una stima su quante sono le famiglie che finiscono per strada oppure che hanno bisogno di un alloggio ogni anno, e avere una conseguenziale risposta pubblica, proprio in virtù di tutti quanti quegli strumenti che noi abbiamo prima. In base alle stime che ho fatto io, all'incirca, diciamo, noi ci troviamo nella situazione che a Roma abbiamo 1.500 famiglie che hanno difficoltà con la residenza, difficoltà, diciamo, quelle gravose, e a fronte di questo abbiamo 350 assegnazioni di alloggi pubblici. Quindi è ovvio che questo bacino tende ad aumentare ogni anno di più. Quindi una delle ipotesi è sicuramente fare in modo che le famiglie che finiscano per strada diminuiscono dalle 1.500, faccio un esempio, alle 750, attraverso appunto quei sussidi che servono a trattenerli dentro l'alloggio, e implementare le assegnazioni, diciamo, a 750, così questa specie di imbuto che trattiene tutte le persone in emergenza abitativa si può trasformare in un flusso in cui noi sappiamo che ogni anno abbiamo bisogno di dare una risposta a 750 famiglie. Poi vado più velocemente, lascio un po' di spazio anche per le risposte. Questo è un grafico invece che riguarda appunto i sussidi, è un grafico a livello nazionale, però riguarda anche Roma, ed è proprio sul tema dell'osservatorio. Chiaramente per fare queste operazioni complesse, fare le stime di quante famiglie hanno necessità di un alloggio, che tipologia di disagio hanno, eccetera, eccetera, serve un'unità, diciamo, di intelligence, persone che si mettono lì e analizzano i dati costantemente sulla città, soprattutto adesso dopo il Covid, perché sarà ancora più complesso. Qui ho messo in relazione, diciamo, l'emergenza abitativa e i sussidi che sono stati erogati nel tempo dal governo italiano. Questo è un grafico a livello nazionale. Come l'emergenza abitativa, praticamente ho preso il dato degli sfratti, che è uno dei dati sicuramente sensibili,
ma se non altro è uno dei pochi dati pubblici che noi abbiamo, perché i sfratti vengono rilevati dal Ministero dell'Interno, quindi ogni anno noi abbiamo una tabella precisa sugli sfratti, sappiamo, ed è suddivisa, come vedete, in tre linee. La prima linea in alto, questa che sto sottolineando, riguarda le richieste di sfratto, cioè quanti proprietari si rivolgono al tribunale per avere indietro l'alloggio. La seconda linea, questa qui, riguarda i provvedimenti emessi, ossia quante sentenze sono state emesse dal tribunale per liberare effettivamente l'alloggio. E l'ultima linea riguarda gli sfratti eseguiti, cioè quando si va lì con la forza pubblica e diciamo l'inquilino moroso lascia l'alloggio. Ora noi vediamo che queste sono invece le erogazioni dei sussidi, che sono sussidi che servono appunto a contrastare gli sfratti. Fino al 2010 sono state abbastanza copiose da parte del governo italiano. Poi che cosa succede? Succede che nel 2011-2014 vengono sostanzialmente azzerati, cioè quindi in questa fase qui non c'è stata erogazione da parte del governo italiano sui sussidi, e qui si vede che invece proprio in quest'ultima fase gli sfratti crescono e praticamente toccano l'apice proprio nel momento massimo, cioè dopo 3 anni che non venivano più erogati i sussidi. Quindi c'è una certa corrispondenza, ma fra l'erogazione dei sussidi e le dinamiche, di carattere espulsivo da parte della città. Ma qui il tema è un altro. Questa cosa è potuta succedere perché, i dati sugli sfratti, come dicevo, sono pubblici, sono elaborazione del Ministero degli Interni. Però manca un organo pubblico, appunto al Ministero dei Trasporti, che è quello che invece poi va a erogare i sussidi, manca un organo pubblico che sia un osservatorio, perché è ovvio che se oltretutto la legge, noi eroghiamo questi sussidi in base a una legge che è la 431 del 98, che è chiamata la legge sugli affitti, che invece obbligava alla costituzione di un osservatorio, perché chiaramente il numero di sussidi da erogare doveva essere collegato anche a quelle che erano le esigenze. Invece da noi si è verificato questo scollamento, per cui i sussidi non vengono erogati in base alle esigenze rilevate, e questo qui ha sostanzialmente inciso molto negativamente sulla situazione abitativa. Questo invece è l'ultimo anno. Nell'ultimo anno, a seguito dell'emergenza Covid, come vi dicevo, c'è stata un'erogazione anche abbastanza cospicua, sia nazionale che regionale, però ci sono stati tutta una serie di problemi nel riuscire ad erogarli i sussidi. Questa è l'ultima slide, poi lascerei spazio al dibattito o alle domande, quello che volete. E questo qui, siccome mi si chiedeva, ma quali sono le competenze sul settore, io ho fatto questo grafico sintetico, per cercare di far capire quali sono. In realtà la cosa, come vedete, è estremamente complessa, perché anche i punti di interazione fra le politiche della casa, le politiche sociali, le politiche territoriali sui quartieri, in realtà chi opera sul campo sa che sono proprio, è come se fosse la stessa cosa, non possono essere svincolate l'una dall'altra. In realtà le competenze poi pubbliche sono invece molto articolate e molto complesse, non solo, vanno anche a incidere sulla settorializzazione delle risposte, soprattutto in questa fase in cui magari ci sarebbe bisogno appunto di un maggior coordinamento delle risposte proprio in una chiave di lettura diversa, a partire da quelli che sono i bisogni e le esigenze delle famiglie. Grazie. Bene, grazie mille. È stato molto interessante. Questa mappa personalmente un po' mi spaventa. Quest'ultima la vedo abbastanza intricata. Allora, lascerei spazio alle domande. E quindi cedo la parola per il coordinamento. Grazie a tutti e due. Grazie. Allora io da questo momento lascio la possibilità a chiunque
voglio fare una domanda, di poter aprire il microfono, quindi libererò i microfoni. Quello che mi raccomando è che se riusciamo a fare una turnazione, oppure se c'è la possibilità di prenotarsi, Enrico, provo a togliere la condivisione dello schermo. Grazie mille, scusami. Sì. No. Un po'... ho provato anch'io, cercavo di trovare i comandi, ma... allora, interrompi. No, credo che la debba togliere Enrico. Enrico, credo sì. Che devi togliere te. Ecco. A posto. Perché non riuscivo a trovare i comandi con lo schermo intero. Ecco, sto qui. Ecco, da questo momento chiunque... Chi lo desidera può aprire il microfono, ecco, se magari ci prenotiamo prima alzando la mano oppure mettendoci di turno, il programma vi metterà in ordine di prenotazione proprio in base a questo. Vedo che qualcuno ha già aperto il microfono, Julian, e poi sì, iniziare. Ciao a tutti, Julian Corbello. Avevo, in realtà ho alzato subito perché avevo una domanda tecnica per Enrico Puccini sugli ultimi grafici. Super interessante, in particolare per quanto riguarda sul contributo per la morosità incolpevole. A parte un'osservazione che è impressionante, non l'avevo mai visto, vedere come, se non ero il 2006 o 2007, adesso non l'ho di fronte, ma comunque prima dell'inverno, diciamo 2011-2014, ci fossero più fondi per la morosità incolpevole rispetto ad esempio al 2020, dove c'è sicuramente un picco, ma non raggiunge, diciamo, il livello standard che c'era precedentemente alla grande crisi finanziaria. Se vogliamo, il 2011 in Italia corrisponde a una fase particolare di governo. La cosa che volevo chiedere a Enrico Puccini è che dentro quel grafico si fa vedere proprio l'andamento degli stanziamenti e sono tutte delle barre blu. E dopo nel 2014 invece nel grafico, insieme alle barre blu che sembrano appunto il quantitativo degli stanziamenti, ci sono anche delle barre arancioni che si muovono insieme. Rispetto al grafico sopra, l'arancione, il grigio e il blu erano a seconda dei provvedimenti emessi o eseguiti di sfratto. Invece lì sotto che cosa sta a rappresentare la barra arancione? Se mi sono spiegato, non lo so perché adesso farlo senza. Sì, ti sei spiegato, forse casomai lo rifaccio condividere perché se no non. Okay, era una curiosità. Sì, sì, lo faccio. Lo ricondivido un secondo, così magari può essere. È questo, no? Ti riferivi? Giuliano? Sì, esatto, ovviamente quello. Sono queste barre. Allora, guarda. Esatto. Sì, allora, questo è un celeste, questo è il 4. Sono i contributi all'affitto standard, cioè la 431 del 98. E questo marrone invece che è la 124, che è un'altra, che sarebbe la legge sulla morosità incolpevole. Cioè la morosità incolpevole viene fatta nel 2014 a supportare, perché ci si è resi conto che il 98% delle persone sfrattate avevano un problema di morosità. Cioè, quindi è chiaro che... E quindi si è fatto un provvedimento mirato, però anche qui la sommatoria ovviamente dei due non dà mai questo, diciamo sì, poi sul tema dell'efficacia, qui c'erano tanti sussidi, c'è sempre un problema di erogazione a mio avviso, che chiaramente il sussidio è un'arma, diciamo, è un sistema anche molto contestato, perché chiaramente dice, beh, ma tu dai sussidi alla proprietà, sì, sì, giusto. Perché in realtà anche se un sussidio all'inquilino poi viene girato fondamentalmente alla proprietà, quindi è chiaro che, cioè, ma con quei soldi si possono fare politiche strutturali di case popolari, per esempio, però sono due cose a mio avviso completamente diverse, perché premesso che se noi vogliamo fare politiche, vogliamo fare case popolari per 10.000 persone, queste sono pronte fra 20 anni, quindi diciamo non ci abbiamo proprio il tempo, cioè, diciamo, è una risposta, diciamo, di medio-lungo tempo. Queste serve sostanzialmente a quei nuclei che hanno quelle piccole variazioni di reddito e che magari rischiano di entrare in crisi per 300 euro al mese. Allora, oltretutto è uno strumento che si accorda perfettamente con tutta la legislazione europea. In tutta Europa ci sono strumenti differenziati, quindi diciamo io... è chiaro che dato dopo 2 anni secondo me non serve a niente, questo deve essere dato entro il mese. Cioè in Germania io sono stato a vedere, loro lo erogano entro la settimana. Quindi diciamo c'è qualcuno che fa,
vabbè, interrompo. No, è la situazione che viviamo anche in questo momento di questi gravi ritardi. Comunque grazie per la spiegazione, quindi vanno sommate, diciamo, le due colonnine dopo. C'è Carlo che si è prenotato. Ok, sì, grazie. Giusto per fare qualche domanda, così tanto anche per rompere il ghiaccio dopo Julian, ovviamente, che è sempre un ottimo rompighiaccio proprio. Dunque, ciao Julian. Una cosa, intanto interessanti, molto molto interessanti entrambi gli interventi, quindi ok, un applauso a entrambi i relatori. No, se possibile, e questa è una cosa un pochino tecnica, e in qualche modo anche Julian l'ha un po' evidenziato, insieme alle presentazioni, se è possibile inserire, comunque avere magari nell'email, eccetera, alcune leggende, descrizioni, specialmente per quelle pagine o per quei parametri che hanno meno evidenze descrittive, insomma, altrimenti è proprio difficile agganciarle. Interessante, questo è proprio un flash, la distribuzione delle piazze. Mi è sembrato di percepire come se vi sia stata nel tempo una deriva verso quartieri dormitori e quindi con massimizzazione in qualche modo delle cubature rispetto alla superficie, insomma, a parte poi la dispersione a macchia d'olio della città, che è devastante. In linea generale, questo per andare un po' alle domande poi più specifiche e forse anche un po' più ampie, ai due relatori chiederei qual è la loro percezione in merito allo sviluppo nel tempo a breve dei vari fenomeni. Abbiamo visto adesso quel grafico di quelle con i contributi nel tempo, e quindi si capisce che praticamente, a parte quest'anno, c'era stato un abbattimento dei sussidi, se non l'ho capita male. Ma anche per gli altri andamenti, come si stanno muovendo le istituzioni, qual è, tra virgolette, il loro giudizio, chiuse virgolette, sull'operato delle varie istituzioni, al di là delle criticità che ci hanno evidenziato, tipo tempi lunghi di erogazione dei vari sussidi, e quali sono in breve le ipotesi, le idee su cui si può pensare di poter lavorare adesso e come si può far pressione sulle istituzioni stesse. Grazie mille, forse non fate troppe, ma... Salvatore, vai tu? Salvatore, vado io? Come vuoi. Sì, puoi iniziare te, Enrico, se vuoi. Sono tante domande, anche molto complesse, quindi non so se ce la facciamo a rispondere a tutto. Diciamo, nell'immediato, che cosa si può fare? Guarda, diciamo, qui è una fotografia sostanzialmente della situazione pre-Covid, quindi diciamo ancora si naviga secondo me a vista, perché per cui sarà molto molto difficile riuscire a capire quali saranno poi le priorità nell'immediata fase di ripresa. Il problema della casa è un problema, diciamo, che a mio avviso si è molto, diciamo, mentre è stato molto sentito in altre fasi storiche, penso alla manifestazione, la prima manifestazione unitaria fatta nel 69, casa e lavoro, quindi c'era anche questo binomio di diritti. Adesso è un tema abbastanza compresso, cioè nel senso rischia di essere un tema non predominante nel dibattito, per esempio sulla città di Roma. Sicuramente c'è anche in quest'ultima fase un'attenzione diversa, devo dire, questo anche da parte delle istituzioni, insomma. Io credo però, guarda, che noi abbiamo alcuni sistemi, proprio abbiamo innanzitutto un sistema di governo della città non in grado di avere una risposta in tempi rapidi, e questa cosa è stata ampiamente dimostrata da come si è affrontata, diciamo, questa fase pandemica. Come dicevo prima, il mondo del volontariato è stato molto più reattivo per certi aspetti.
E poi diciamo c'è un problema anche di carattere strutturale in questo settore della casa. Il settore della casa, diciamo, la maggior parte della legislazione della fine degli anni 90. Ora chiaramente noi ci troviamo in un contesto storico culturale completamente diverso, quindi secondo me andrebbe proprio riscritta una legge sul tema della casa, perché c'è anche un discorso, diciamo, di procedure di carattere legislativo che poi sono quelle che scaricano le politiche sulla cittadinanza, che a mio avviso è assolutamente obsoleto. Quindi questo qui sarebbe, cioè, capisco che magari non è una necessità sentita da chi non è magari un tecnico del settore, però partire dalla definizione dei bisogni delle persone e quindi secondo me credo che ci sarebbe bisogno di una maggiore integrazione fra politiche della casa e welfare in generale, che il welfare, le politiche della casa, fra parentesi, in base alla nostra normativa si ascrivono al welfare, però per certi aspetti sono staccate. Cioè, spesso si parla del problema della casa come un problema di carattere gestionale, un problema di carattere, invece in realtà il problema di carattere sociale è sostanzialmente il secondo piano. Questo ce lo dice anche il fatto che le case popolari le gestisce l'ATER, che è un'azienda di ingegneri e di architetti, quindi non è un'azienda che si occupa di fare politiche sociali, fa cose fisiche, o il patrimonio del Comune di Roma, anche lì stessa storia. E la componente sociale non è mai tenuta in considerazione da parte loro. Poi, e quindi diciamo, c'è questa qui, insomma, tanto è vero, io quando scrivo quel libro nel 2015 incomincio a buttare giù tutti quanti i dati su Roma, e poi nel sottotitolo diventa dall'emergenza abitativa romana verso una riforma del modello nazionale. E siccome la città di Roma, diciamo, è una parte, diciamo, viva e anche proprio anche una riflessione su Roma potrebbe aiutare ad elaborare un modello nazionale che fosse, diciamo, più congruente con quella che è la realtà. Poi, diciamo, questo qui c'è, cioè, una presa di consapevolezza abbastanza parziale. Si reputa il problema casa come il problema di quelli che non hanno la casa. No, il problema è un problema, diciamo, sostanzialmente di carattere collettivo, per tanti ordini di motivi. Se vogliamo, per esempio, costruire una società più giusta, ma non solo, se vogliamo garantire anche la pace sociale e soprattutto la gestione non può essere risolta meccanicamente, una famiglia, una casa, ma insomma sono dinamiche molto complesse, e la gestione anche, devo dire, quantitativamente abbastanza soddisfacente, cioè quello che è stato fatto, diciamo, con la 167, che ha dato casa a migliaia di persone, oggi comunque dimostra che ci sono anche dei problemi, perché poi chiaramente si creano questi grandi quartieri con problematiche che sono connesse sostanzialmente a problematiche socio-economiche. Quindi diciamo, forse varrebbe la pena fermarsi un secondo e cercare di capire come andare avanti, secondo me, in questa fase. Poi l'operato dei singoli, guarda, all'interno di un sistema che io credo che all'interno di un sistema che non funziona, oppure che è vetusto, anche il singolo, diciamo, molto bravo, non riesce a fare poco di più, diciamo. Quindi insomma credo che siano maturi i tempi per una nuova normativa, e fra parentesi ci sei in parte pure lavorato. Insomma, non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda, che è molto complessa. Non so neanche come articolare bene la risposta, scusami. Vado io? Sì, sì. Rispondo alla domanda che forse giustamente Enrico un po' ha sorvolato, sulle istituzioni. Qualche numero. La regione, che tra l'altro aveva un po' richiamato dalle righe anche Enrico durante il suo intervento, la regione Lazio ad oggi
ha dato al Comune di Roma 27 milioni di euro per i bonus affitto. Di questi 27 milioni di euro ne sono stati utilizzati solo 3 milioni e 349 mila. Sono andate a 13.623 famiglie, sono andate 245 euro. 27 milioni, solo il 12% è stato utilizzato. Questa secondo me è una cosa da preavviso di sfratto, ma non per le persone che stanno dentro le case, ma per chi ha governato questa situazione. Non so se mi sentite. È una cosa indecente. Nessuna persona, diciamo, che ha responsabilità istituzionali di fronte ad una tragedia come quella che c'è in questi giorni può utilizzare il 12% delle risorse e tenere fermi 24 milioni di euro e dare a 240, hanno dato 245 euro. Non c'è appello, secondo me. Sinceramente, ha detto bene Enrico, gli unici che in questi mesi hanno avuto un ruolo, diciamo, forte sono state l'associazionismo cattolico e laico, che era in prima fila, ragazzi, ragazze, molto spesso giovani, che si sono impegnati a rischio proprio anche della loro incolumità fisica, perché io ne conosco tantissimi, che andavano in giro a distribuire i pasti a contatto, rischiando, insomma, prendendo tantissimi rischi. Credo sinceramente che sia quando le istituzioni non funzionano, devono, e io per istituzioni da economista intendo sia le regole che le organizzazioni, bisogna costruire istituzioni nuove. Cioè le istituzioni devono essere adeguate. Perché anche con le migliori idee, se le istituzioni non funzionano, noi non riusciamo a fare buone politiche. E noi oggi a Roma abbiamo istituzioni che non funzionano. In parte lo accennavo all'inizio della mia presentazione. Questa è la conseguenza di una governance ormai inadeguata, perché io sono convinto che con una governance diversa, dove sostanzialmente chi ha responsabilità politiche rispondeva e aveva una conoscenza profonda del territorio, ci sarebbero stati comportamenti diversi. Invece questa governare dal Campidoglio non solo significa non riuscire a governare, ma significa molto spesso non avere idea di cosa c'è sul territorio, non conoscere le realtà, non camminare per la strada, incontrare le persone, sentire, diciamo, quello che sono i bisogni. Quindi credo che questo sia una tragedia, insomma, da questo punto di vista. Attenzione, il problema della pandemia, io l'ho detto, e di quello che sta succedendo, si innesta su un problema molto più grave. La globalizzazione nella fase, soprattutto in questa ultima fase, ha determinato un aumento delle disuguaglianze. Basta leggere i numeri, adesso non voglio riempirvi di altri numeri, ma diciamo la quota di prodotto che si accumula nelle parti più piccole della società, in tutto il mondo, è sempre maggiore. In Italia lo 0,1% della popolazione detiene il 10% della ricchezza complessiva. 15 anni fa deteneva il 5,5% della ricchezza complessiva. Allora, queste sono dinamiche che riguardano il nostro paese e che ovviamente sono ancora più forti nelle grandi realtà metropolitane. Quindi c'è una situazione in cui i più ricchi diventano sempre più ricchi e i più poveri diventano sempre più poveri. Credo che da questo punto di vista, lo ha detto bene Papa Francesco, dalla periferia è più facile vedere, e periferia non è intesa semplicemente come periferia fisica, periferia è intesa soprattutto come chi si trova di fronte a problemi maggiori di disagio. Ecco, guardando dalla periferia, per dire con Papa Francesco, è più facile vedere la realtà. E oggi la realtà è una realtà di un profondo malessere ed è una situazione pericolosissima. Un grande intellettuale, prima che era un tempo si studiava molto di più, ultimamente poco,
poco studiato, che si chiama Alfred Otto Hirschman, era un economista, ma era un filosofo, era un grande intellettuale. Facevo un esempio per raccontare un po' quanto la disuguaglianza è pericolosa per la società. Perché la disuguaglianza, per alcuni, è fonte di crescita e di aumento di prodotto. Perché mettere quel tanto prodotto nelle mani di pochi significa aumentare il risparmio. E aumentare il risparmio significa aumentare gli investimenti. E aumentare gli investimenti significa aumentare il prodotto. Quindi, secondo alcuni, la disuguaglianza è funzionale all'aumento della produzione. Adesso mi rendo conto di essere andato su un territorio un po' tecnico, però spero che, diciamo, l'idea sia semplice. L'aumento della ricchezza nelle mani di pochi aumenta il risparmio, aumenta gli investimenti, aumenta il prodotto. Hirschman diceva attenti a questa idea semplice della disuguaglianza. E faceva un esempio. Immaginavano all'interno di come un'autostrada, dove ci sono due corsie di automobili che vanno in direzioni opposte. Immaginava che a un certo punto una di queste due corsie, un'automobile, si fermasse, le automobili si fermavano, entravano in fila. E cosa fanno gli automobilisti quando stanno in fila sull'autostrada o su una strada? A un certo punto il traffico si ferma. Aspettano che le altre macchine davanti a loro ripartano. Però, se le macchine non ripartono, ad un certo punto cercheranno di invadere anche l'altra corsia e bloccheranno anche il traffico nell'altra corsia. Ecco, quelli sono i ricchi e i poveri della società, diceva Hirschman. I poveri sono disposti ad aspettare che il traffico riparta e che le macchine davanti ripartano. Ma nel momento in cui si accorgono che non riparte, che significa non migliorare le proprie condizioni per loro, ma soprattutto per i loro figli, per chi viene dopo di loro, allora a quel punto invadono un'altra corsia. La disuguaglianza quindi è un problema, perché crea instabilità e crea quindi mancanza di sviluppo e crea tanti altri problemi. Quindi non è vero che la disuguaglianza è un fattore, diciamo, di sviluppo, di miglioramento della società. La disuguaglianza è un problema anche non solo è un problema perché non è giusta, ma è un problema anche da un punto di vista economico, diceva Hirschman. E io credo che oggi noi ci troviamo in questa situazione e che credo che chi governa e chi ha responsabilità di governo debba tener conto di questo. È un problema che riguarda la società tutta e che secondo me nelle città metropolitane, nelle grandi realtà metropolitane come Roma, vive un osservatorio particolare. Cioè nelle grandi città metropolitane noi vediamo situazioni tremende. E guardate, noi oggi stiamo parlando di questo, ma non abbiamo raccontato magari dei tanti ragazzi, ragazze, che arrivano da fuori, che vivono in posti nella nostra città, vivono ammassati, senza servizi igienici, senza situazioni tremende. Non ne parla nessuno. Sì, qui ci sono, cito le parole di Don Ben, ci sono tante Bosnie nella nostra città, quello che succede nella vicina Bosnia, però noi non le vediamo. Ecco, noi oggi viviamo una situazione drammatica. Io quindi spero, questo è, e noi con i numeri cerchiamo semplicemente di far emergere questa situazione in maniera che poi chi deve prendere delle soluzioni riesca a cambiare, diciamo, il corso delle cose. Spero di non essere stato un po' troppo cattivo. No, purtroppo è così. Prendo un po' la parola io perché provo a sintetizzare alcune delle domande, molte sono arrivate sulla chat, quindi provo ad accorparle, a sintetizzarle. Allora, due in particolare per Enrico, sull'ultima diapositiva, simpaticamente viene definita la mappa della metropolitana, sembra la mappa della metropolitana di New York, magari fosse quella di Roma, per come è complessa, che significa... E poi al di là di questo Don Paolo dice sostanzialmente se uno dovesse dire chi è il responsabile, la responsabilità istituzionale principale sulle politiche abitative nella città di Roma in particolare verso chi è. Poi sempre Don Paolo ci chiede quali azioni politiche della società civile possono essere fatte o sono fatte, quindi come buone prassi, a sostegno dell'accesso alla casa,
se esistono delle esperienze, delle testimonianze qui a Roma. E poi c'è un'altra, due domande che posso sommare così, riguarda la costruzione delle nuove case, se è possibile costruire nuove case, anche se tu hai detto sono politiche a lungo termine, di 20 anni, oppure il grande dibattito, ma Roma, molti dicono non bisogna costruire nuove case, ma riqualificare il patrimonio abbandonato che già esiste. Ecco, esistono delle discussioni, delle indicazioni su questo, su questo grande complesso, anche perché si fa notare che i soldi che vengono dati per i residence sono moltissimi, quindi se venissero investiti in patrimonio sarebbe molto meglio. Sì, grazie. Allora, chi è responsabile? Diciamo, l'ente di prossimità che ha il deputato a risolvere il problema è il comune, questo credo che insomma sia noto abbastanza a tutti, quindi diciamo è così, il comune. Chiaramente le politiche delle case sono molto articolate e complesse, come si è visto, quei fondi che facevo vedere che a un certo punto sono stati azzerati sono stati dei fondi governativi, quindi è chiaro che poi sì, diciamo, come ente di prossimità c'è il comune, ma sul comune si scaricano fondi e provvedimenti di carattere nazionale, anche carattere regionale, quindi diciamo questo è il tema, diciamo. Però diciamo, sicuramente il comune è quello che deve in prima battuta, anche perché se c'è un provvedimento, faccio conto, regionale che non va bene, è il comune che non è che dovremmo essere noi a interloquire con la regione o con il governo e chiedere più fondi, insomma, diciamo, il loro dovere non è solamente fare politica verso il basso, ma soprattutto farlo verso l'alto, perché quello lì, cioè nel senso, loro sono i rappresentanti della cittadinanza, quindi visto qui. Sul tema, diciamo, questo qui della costruzione della nuova casa, io sono un architetto, quindi come posso essere contrario alla costruzione? Sarebbe un po' rinnegare la mia storia, ovvio che sono assolutamente a favore, anche perché per tanti motivi, perché penso che anche una buona architettura possa contribuire a migliorare alcuni quartieri, quindi questa cosa è così. Il tema vero è che diciamo il mercato immobiliare romano è cresciuto molto negli ultimi anni, fino al 2008-2010. Gli abitanti sono rimasti più o meno gli stessi, quindi questo si è visto abbastanza chiaramente, anche se sono spostati fuori, diciamo fuori raccordo, quindi quelle zone lì sono state ampiamente costruite anche in questi ultimi anni. Al tempo stesso a Roma abbiamo anche un altro fenomeno, io non ho parlato per niente, che è quello delle case che sono rimaste sfitte, cioè le case vuote. Ora, quante sono queste case? Anche qui sarebbe molto interessante avere un osservatorio pubblico, perché noi abbiamo una serie di dati. Il dato generale che ci dà l'Istat, che però fa i censimenti ogni 10 anni, quindi è del 2011, ci dice 115.000. Il rapporto che fa invece l'Agenzia delle Entrate, che è l'Agenzia delle Entrate che adesso ha al suo interno anche il catasto, quindi diciamo riesce a fare una serie di verifiche incrociate, ci dice che sono 115.000, 116.000, quindi diciamo corrispondono. Poi c'è stata anche una recente ricerca fatta da un istituto terzo, che è il CRESM, che comunque non è pubblico, è autorevole, ma non pubblico, che dice in realtà no, se poi andiamo a vedere tra gli affitti al nero, quelli che sono dati agli studenti, quelli che sono utilizzati per gli stranieri, gli alloggi a disposizione a Roma sarebbero 37.000. Quindi comunque nella migliore delle ipotesi abbiamo più case vuote che persone per strada in questa fase, quindi io credo che sarebbe molto interessante studiare un meccanismo che riesca a far incontrare la domanda con l'offerta, e siccome allo stato attuale sono non si incontrano, perché chiaramente se un costruttore vuole vendere un alloggio e quindi vuole 200.000 euro, lo vuole affittare a 1.000 euro al mese e la famiglia non gli può dare questi soldi, c'è bisogno dell'intermediazione di un altro fattore, di un altro soggetto, che dovrebbe essere appunto il pubblico, quello che media fra gli interessi privati e gli interessi collettivi. Anche qui io credo che per un futuro della città, ma questo non solo a livello romano, ma penso anche a livello nazionale, ci deve essere bisogno magari di una legislazione mirata ad hoc, magari favorire chi affitta a canone concordato,
integrare i sussidi. L'agenzia sociale di cui ho parlato prima in parte serviva a questa. I dati sugli proprietari di casa ci dicono che la maggior parte delle persone che non affitta casa o lo fa adesso in locazione turistica lo fa perché ha paura del procedimento di sfratto, perché già una volta che gli inquilini smettono di pagare, secondo la nostra giurisdizione ci vogliono circa 2 anni, 3 anni per poter rientrare in possesso del bene. E questo chiaramente scoraggia molti proprietari. Ora, un'agenzia sociale che, come è stata fatta già a Torino, a Modena, insomma, non è una cosa nuova, non è una cosa che ci siamo inventati, insomma, è una cosa che già esiste e già sono operative. Il discorso dell'agenzia sociale serve proprio a prendere quei fondi che diceva Salvatore che non sono stati utilizzati in regione, metterseli in pancia, chiamare le famiglie che hanno bisogno di casa e i proprietari e dire: guarda, io ti do questo contributo, tu nel frattempo sistemi questa famiglia. E si può fare con tutta una serie di benefit, penso per esempio anche un'assicurazione per danni, che magari i proprietari di casa sono molto sensibili, attraverso degli sgravi fiscali a chi fa questo genere di operazioni. Quindi diciamo gli strumenti da un punto di vista, diciamo, teorico ci starebbero pure, basta metterli in pratica, però serve appunto un luogo fisico in cui poter far incontrare questi due soggetti con l'intermediazione chiaramente del pubblico. Perché oltretutto in questa fase post-Covid noi abbiamo visto che c'è stato un calo netto delle richieste in affitto, cosa logica, perché sono appartamenti che spesso vengono utilizzati da persone che vengono a stare poco a Roma, quelli che noi a volte chiamiamo anche, diciamo, non propriamente, tipo city users, quelli che usano la città perché magari vengono trasferiti da un'azienda. E quindi in questa fase, diciamo, il pubblico, con quei soldi appunto che Salvatore ci faceva presente non utilizzati, potrebbe fare questo genere di operazione, cioè approfittando anche della fase Covid. Quindi non tutto potrebbe essere negativo, potrebbe anche, con un pubblico, diciamo, in grado di avere un ruolo dinamico in città, sarebbe molto interessante, perché in questa fase magari si riesce a fare un contratto risparmiando anche qualche cosa per magari 5 anni, e noi per 5 anni abbiamo risolto il problema di una famiglia. Quindi diciamo queste sono un po', chiaramente la costruzione, la progettazione delle nuove case, la riconversione di tutti quegli spazi vuoti, ma anche la riconversione, io da architetto mi sono molto occupato del tema delle case popolari, perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante. Per esempio, faccio un esempio che tanti di voi conosceranno, a Corviale, che è un edificio, insomma, molto nuovo, no? Corviale comprende 1202 appartamenti. La maggior parte di questi appartamenti sono stati pensati, diciamo, alla fine degli anni 60, con delle famiglie molto numerose. La media di quelli che prendevano la casa popolare era superiore a 5 componenti al nucleo. Quindi la maggior parte delle case di Corviale sono sopra i 100 metri quadri, sono case molto grandi. Oggi a Corviale, in più di 200 case, abita un anziano solo. Quindi noi ci troviamo lì con un anziano in un appartamento di 118 metri quadri, che ha anche difficoltà a pagare la bolletta, perché immaginate quanto costa riscaldare una casa da 118 metri quadri. Quindi, diciamo, anche all'interno delle stesse case popolari, volendo, non solo quello che si dice sempre, la rigenerazione degli spazi, ma anche se noi prendessimo questi condomini, li sistemassimo con la scusa, adesso abbiamo il bonus 110, quindi ci copre tutto quanto l'aspetto tecnologico. Se parallelamente all'involucro esterno noi ripensassimo anche un po' all'interno di queste case popolari, io sono convinto che potremmo fare tante operazioni molto interessanti. E tant'è vero che io feci, quando ero amministratore, poi è stata pubblicata dopo, quando non ero più amministratore, una ricerca con la Sapienza, che poi ha dato esito a un libro che si chiama Roma cerca casa, in cui abbiamo visto che il 70% degli appartamenti che si trovano nel patrimonio di Roma Capitale sono frazionabili, quindi si possono dividere. E attualmente noi nella graduatoria alle prime, diciamo, 900, nelle prime 1000 posizioni della graduatoria per la casa popolare a Roma, i primi 950 sono nuclei da una persona, quindi la dinamica demografica è completamente sballata.
Oltretutto a questi nuclei da una persona non gli si può dare una casa da 100 metri quadri, perché se no è sottoutilizzo del patrimonio pubblico, per cui spesso queste case, e quindi e le case da 30-40 metri quadri nel patrimonio pubblico sono scarsissime. Qui bisognerebbe chiaramente incrociare i dati della graduatoria con i dati del patrimonio e qui elaborare una strategia anche qui nel medio e lungo periodo, non solo magari l'edificazione anche all'interno vicino dove già ci sono delle case popolari oppure la riconversione di altri spazi. Io mi auguro anche centrali, perché secondo me bisogna tornare a portare anche un po' di residenzialità al centro storico, si è visto in questa fase Covid è diventato veramente la periferia, cioè il vero centro in questa fase è stata poi la vera periferia, è stato il centro storico completamente spopolato, senza turisti, senza più quel tipo di economia. Quindi diciamo, le operazioni che si possono fare sono secondo me sostanzialmente tantissime. Chiaramente per far questo io sia il libro che il blog lo faccio proprio per condividere, diciamo, tesi, dati, più che magari la parte proprio di proposte, perché credo che con una buona condivisione, una conoscenza dei problemi, magari se al posto di essere una proposta mia diventa una proposta collettiva, questa proposta assume più forza, e credo che questa valga per tutti, quindi questa qui è già una prima forma. Poi chiaramente c'è anche qua, c'è un dibattito, ho visto che in chat c'è anche l'amico Guido Lanciano che fa parte di Uninquilini, c'è un dibattito molto serrato fra i sindacati, ma anche la Carità stessa. Noi organizzammo, quando è stato, credo ormai 2 anni fa, all'Università Francescana un incontro che si chiamava Il Grido della Città, no? E in cui partecipò Caritas, Sant'Egidio, c'erano appunto tutti i sindacati della casa e c'erano anche i movimenti. Quindi se a un certo punto, diciamo, tutte queste componenti, diciamo, anche nella loro diversità, poi riconoscono che c'è bisogno di fare un percorso comune. Io credo che questo qui sia, non vorrei insomma un po' esagerare, ma questo secondo me è il cuore di un progetto politico, cioè quando tanti soggetti con diversi fini e con diverse sensibilità capiscono che ci deve essere comunque una visione comune, mi sembra già un'ottima cosa, come dire. Grazie. Sempre dalla chat c'è una domanda molto tecnica e la leggo così come è stata fatta da Filippo Messineo. Gli istituti della compensazione urbanistica e dei diritti edificatori sono stati alla base dell'abnorme e squilibrato sviluppo della città attraverso un governo del territorio fondato unicamente su accordi tra comune e privati. È possibile pensare a una revisione o meglio a un'abolizione di questi istituti in presenza dei quali sarebbe impossibile affrontare una pianificazione urbanistica dei cittadini e insieme ai cittadini? Sì, diciamo il problema che solleva è un problema abbastanza noto. Magari lo cerco di esplicitarlo così diventa terreno comune, perché altrimenti diventa una domanda. Che cosa è successo? Noi, diciamo, le città, diciamo, sono state pianificate in base a quello che noi chiamiamo il PRG, Piano Regolatore Generale, che ci diceva quella è una zona di espansione edilizia, quella è una zona di espansione industriale, lì faremo una scuola, lì faremo, insomma, quindi diciamo la nostra città è stata pianificata in base a degli studi che chiaramente facevano delle proiezioni demografiche. Secondo il PRG degli anni 60, noi a questo punto a Roma dovremmo essere, credo, 5,5 milioni, invece, come ci ha dimostrato Salvatore, siamo ancora 2,7. Quindi, diciamo, già le previsioni del PRG non hanno proprio, diciamo, non ci hanno preso, come si dice a Roma, su quello che sarebbe stato il futuro della città. Oltre a questa componente, quindi, di errore, diciamo, già pianificatorio, si è provveduto attraverso l'accordo di programma, che è stato un istituto abbastanza recente, credo del 2009. Che cosa ci dice fondamentalmente l'accordo di programma? Che se arriva un privato e dice, ah guarda, io voglio fare, faccio un esempio a caso, lo stadio, anche se il terreno non è edificabile, diciamo che tu me lo trasformi in edificabile, io ti faccio qui un ponte, poi mi occupo di fare una scuola nel quartiere di Mito, insomma, ci si mette seduti pubblico e privato e si tratta. Chiaramente si tratta andando in deroga con tutto quello che si è detto prima, come se quello che si è detto prima non avesse alcun valore, cioè nel senso, quindi il valore pianificatorio è stato sostanzialmente messo in crisi
dagli accordi di programma, perché intervengono con dinamiche completamente nuove e diverse. È chiaro che la compensazione poi è un altro procedimento ancora. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnicismo, sennò poi ci perdiamo e rischiamo che diventa sennò una cosa di urbanistica. Però molte delle operazioni di carattere finanziario speculativo sulla città in quest'ultima fase si sono molto arenate su un discorso anche di un mercato immobiliare che non è più quello in cui loro pensavano di poter operare in un futuro. Quindi diciamo il mercato immobiliare romano è recentemente abbastanza bloccato e fermo. Quindi io, come vi dicevo all'inizio, poi non lo so se l'urbanistica è lo strumento migliore oggi per poter governare la città, perché poi l'urbanistica ha dei tempi necessariamente lunghi. Scrivere un PRG è un'operazione che ci vogliono anni e anni, poi deve essere approvato dalla regione, poi deve tornare, insomma. Nel frattempo la città va avanti per altre dinamiche. Io credo, e questa è una riflessione che fanno anche oggi tanti urbanisti, anche Giovanni Gaudo e Carlo Cellammare, che sono due professori romani di urbanistica, anche loro hanno capito che forse siamo proprio, dovremmo avere degli strumenti di pianificazione innanzitutto maggiormente flessibili, perché già una cosa come il Covid nessuno era in grado di prevederla e va a stravolgere completamente quelle che sono le dinamiche urbane. E quindi diciamo c'è anche un discorso sullo strumento stesso che adesso è sicuramente, io credo che in questo momento di pausa, da un lato perché c'è il Covid e dall'altro perché ci sono alcuni fenomeni speculativi che si sono autobloccati appunto sul mercato che non ha più il tiro di una volta, forse in questa fase si potrebbe sviluppare una riflessione sulla città che possa essere utile, su quali sono anche gli strumenti con cui noi intendiamo. Come dicevo all'inizio, io l'ho detto inizio all'apertura, oggi le città subiscono pochissime trasformazioni fisiche e la maggior parte delle trasformazioni sono socio-economiche e chi governa oggi le città queste trasformazioni non le rileva. Cioè, al Comune di Roma l'ultima cosa che hanno gli indici di disagio sociale dei quartieri, che sono del 2011. Quindi l'ultimo documento più recente è di due crisi economiche fa. Ma perché? Scusa l'invasione, perché? Prego, prego. Perché hanno questi dati così vecchi? È perché non ci sono nuovi, perché l'Istat fa elaborazioni faceva, adesso cambierà sistema dal prossimo anno, faranno in tempo reale, però l'Istat ha fatto i censimenti generali ogni 10 anni e ogni 10 anni poi tutti quanti adeguano in base a quello che dice l'Istat. Detto questo, però scusami, visto che mi hai fatto la domanda, non è che in tutta Europa è così. Per esempio a Berlino i dati vengono aggiornati ogni 2 anni, cioè ogni 2 anni, cioè quindi l'Istat ce l'ha i dati, continua a elaborarli, il problema è che c'è qualcuno che glieli deve chiedere, anche perché nel mare magno dell'Istat sei tu che gli devi chiedere i dati. Quindi come diceva Salvatore, hanno fatto 32 mappe, quante di queste servono se noi dovessimo fare un'analisi sulla città? Forse tutte, ma se noi dovessimo avere un indice sintetico, come deve essere composto? Quindi insomma c'è da fare tante speculazioni prima di arrivare, però comunque diciamo il punto fondamentale è che i dati ci stanno ma nessuno li chiede e quindi ci troviamo, anche perché i dati, le bellissime mappe che ha fatto vedere Salvatore, poi magari ce lo dirà, come hanno inciso a livello di politica? Cioè è cambiato qualche cosa? Cioè, tutte queste diseguaglianze poi alla fine come si sono tradotte? È diventato, come so, un campo di forze per cui si è fatto allora una riforma sulle zone urbanistiche? No, queste cose rimangono, diciamo, uno dei problemi che almeno io riavviso è un certo scollegamento fra il rilevamento di un problema e una risposta amministrativa che sia conseguenziale. Mentre, come vi dicevo, da Berlino a Lisbona si fa un monitoraggio costante sui territori, che è anche un monitoraggio dei vari progetti che si sviluppano sopra. Cioè se io faccio un progetto di inclusione sociale in un quartiere e dopo 2 anni rilevo che ho esattamente lo stesso numero di disoccupati di quando ho iniziato, questo significa che forse non l'ho fatto bene il mio lavoro. Insomma, quindi
Diciamo, però sono tutti quanti strumenti che, di cui la maggior parte delle città europee ormai si sono già dotati, che a mio avviso è anche un bene, perché noi partendo in ritardo ci aiuterebbero a capire qual è forse il sistema migliore. Poi non so se Salvatore, questo è proprio un tema che dovresti forse aggiungere qualcosa. Non è semplice, no, concordo con quello che diceva Enrico. Credo che voglio vedere anche il bicchiere mezzo pieno, insomma. Oggi la discussione sulle disuguaglianze, per tutta una serie di... forse la crisi, no? Noi veniamo, diciamo, l'ha accennato pure Enrico prima nel suo intervento. Noi abbiamo conosciuto prima la crisi 2008, che è terminata quasi nel 2014-15, poi stavamo un po' riprendendoci, c'è stata quest'altra crisi terminata dalla pandemia. Diciamo che è una situazione che dura ormai da più di 10 anni, quindi questo ha determinato un cambiamento profondo all'interno della società. E quindi il tema delle disuguaglianze oggi è un tema che c'è nel dibattito. Poi è vero quello che dice Enrico, finora è stato più enunciato che prese misure vere, però diciamo cerco di vedere il lato positivo, che comunque è oggi almeno è al centro. Poi visto che comunque le persone votano, per fortuna, diciamo, e quando sono troppi quelli in questa situazione può essere un problema. Del resto noi abbiamo anche fatto, non le ho fatte vedere, abbiamo anche fatto delle mappe del voto. Anche quelle sono emblematiche, senza entrare nel dettaglio, nel merito, non è questo il momento, insomma. Però la geografia sociale ed economica della città ha determinato anche una geografia politica della città. Cioè nelle periferie si vota in una certa maniera, nelle zone centrali della città si vota in maniera diversa, e questo vuol dire che, insomma, e poi le caratteristiche di chi vota in una certa direzione hanno alcune caratteristiche. Quindi insomma, diciamo che io credo che noi abbiamo il dovere di continuare a mantenere alta l'attenzione su questi temi, sia sul tema di disuguaglianza, sul tema del problema della casa, l'emergenza casa, e poi certo sta a chi ha responsabilità di governo prendere decisioni. Però insomma, io credo che oggi almeno c'è un dibattito. Oggi c'è un po' di dibattito sul tema, noi lo diamo per scontato, ma fino a qualche anno fa neanche c'era il dibattito, nel senso che non c'era, si parlava semplicemente delle buche piuttosto che del decoro, per carità, importantissimi, insomma, però erano gli unici temi all'ordine dell'agenda politica. Oggi questo è un tema che è al centro del dibattito. Io credo che quindi noi dobbiamo, c'è un fermento incredibile in città dal punto di vista degli studiosi. Sono tantissime le persone che studiano la città, noi ne abbiamo citate alcune prima. Io non a caso tra i pochi riferimenti bibliografici che ho messo proprio il volume di Coppola, perché quei due volumi raccolgono tantissimi di questi studiosi che studiano la città. C'è un fermento, diciamo, intellettuale incredibile in questo momento, e credo che spero che venga recepito da chi deve poi prendere le decisioni politiche, insomma. Un'ultima cosa importante, perché a volte ci concentriamo, ecco, spesso quando parliamo di periferie, io per primo lo faccio, mi concentro solo sulle cose che non funzionano, che sono i problemi. In realtà nelle periferie, proprio perché spesso quando le istituzioni non arrivano, le persone si auto-organizzano, nelle periferie c'è tante cose che funzionano, c'è un fermento intellettuale, culturale, imprenditoriale, incredibile. Sono tantissime le imprese che nascono nelle zone più disagiate della città. Quindi ecco, questo fermento, io credo che chi ha responsabilità di governo deve avere la capacità di tramutare questo fermento in ricchezza per la città. Quindi questa è una grossa responsabilità. A noi la responsabilità di mettere in evidenza dove questo fermento c'è e dove ci sono, diciamo, le opportunità di trasformarlo in ricchezza. Una grande ricchezza della città sono anche i vostri due blog,
E lo dico perché qualcuno in chat ha chiesto di avere le slide, che secondo me adesso ci lascerete con Celeste o con me, le darete, però la cosa importante è andare a vedere e studiare e leggere sui blog, perché sono continuamente aggiornati e ci danno delle chiavi di lettura. Nel blog, scusami Alberto se ti interrompo, oltre alle mappe si possono scaricare i dati, io ci tengo a ripetere perché è una cosa che viene poco utilizzata, ma io credo che è una delle cose più importanti che abbiamo fatto nel blog, nel senso che per esempio la vostra zona urbanistica, se voi volete sapere nella vostra zona urbanistica dove sta la parrocchia di San Fulgenzio, quanti sono i laureati, quanti sono gli occupati, quante sono le piazze, quanti sono i cinema, quanti sono i teatri, quanti sono gli asili nido, voi andate lì e trovate nella vostra zona urbanistica il numero. Quindi questo vi può aiutare a studiare la vostra zona, a conoscerla meglio, e credo i dati sono open source, sono messi in formato Excel, quindi molto semplici da utilizzare, e sono stati messi lì in questa forma, oltre che per far vedere, diciamo, come ricercatori, per dare trasparenza al nostro lavoro, ma anche perché nella speranza che siano proprio utilizzati da decisori politici, ovviamente, ma anche dalle associazioni, da chi vive il territorio, per conoscere meglio il territorio. Bene, io, visto che già qualcuno ci ha lasciato e come tempi insomma, abbiamo superato le 8, ringrazio tutti e vi saluto. Lascio la parola a Don Paolo, se ci può fare lui un saluto finale. Vi porto i saluti di Don Ben, che ci ha lasciato mentre era in corso perché aveva l'incontro nell'altra parrocchia. Con voi ci rivedremo presto, Salvatore e Enrico, perché c'è in atto un progetto che poi vi dirà Don Ben. Le parrocchie negli ultimi 2 anni, lo dico perché siamo anche San Fulgenzio, hanno lavorato in un discorso di mappatura. Adesso stanno del territorio, stanno arrivando questi contributi e voi sarete chiamati ad aiutarci a leggerli. Quindi presto sarete contattati in questa nuova veste. Molto volentieri, grazie. Ecco, se c'è Don Paolo. Ecco, io ringrazio veramente tanto voi, Enrico e Salvatore, e vorrei chiedere a tutti i presenti di aiutarci a immaginare il prossimo passo. Il prossimo passo stava nel titolo anche dell'incontro di oggi, che cosa possiamo fare. Ognuno ha a un posto in questa società, noi parte della società civile, che cosa possiamo fare? Non siamo decisori, non siamo politici, però una parte la possiamo giocare. Mi sembra che a questo fermento possiamo partecipare anche noi, quindi come diceva prima Celeste, se avete così la pazienza, adesso finché è caldo la memoria di questo incontro, di scrivere a quell'indirizzo segreteria@sanfulgenzio.it. In realtà siamo una parrocchia, ma possiamo anche sparire in questa organizzazione se vorremmo partecipare, ecco, ad una rete di iniziative, ad una possibilità di iniziative, conoscere quelle che ci sono già in città. Non abbiamo nessun interesse di mettere qualche bandierina nostra, se non proprio quello di partecipare a un movimento che ci piace scoprire e con voi ci piace anche alimentare. Quindi il prossimo passo vorrebbe essere un incontro in presenza, come già dicevamo, per prepararlo potrebbe essere utile già adesso il contributo di tutti. Grazie.